Silenzio. Il silenzio assoluto in teatro. Azione. Come una dolce melodia che ti carezza il La storia produttiva di Bambi inizia negli anni 20 con l'uscita del romanzo Bambi, A Life in the Woods, 1923, scritto dall'austriaco Felix Salten e considerato uno dei primi romanzi ambientalisti. Dopo qualche anno il libro si era già guadagnato le attenzioni della MGM, che intendeva trarne un lungometraggio in live action. Considerati gli scarsi mezzi dell'epoca, il progetto si rivelò fuori dalla portata dello studio e assai più adatto ad essere trasposto in animazione. Fu a questo punto che entrò in gioco Walt Disney, che nel 1937 si aggiudicò i diritti dell'opera di Salten, rilevandoli dalla MGM. Walt credeva molto nel progetto e la sua intenzione era fare di Bambi il suo secondo lungometraggio animato dopo Biancaneve e Sette Nani del 1937. Quelli furono anni febbrili e la scaletta produttiva andò incontro a numerose variazioni. Prima di Bambi, infatti, giunsero al cinema Pinocchio 1940, Fantasia 1940 e Dumbo 1941, la cui lavorazione procedeva più spedita. Il motivo di questi rallentamenti era dovuto al fatto che Bambi si stava rivelando complesso, richiedendo agli artisti uno sforzo superiore alla loro capacità. Nessuno degli animatori di Walt avrebbe voluto tornare a rappresentare gli animali con l'aspetto cartoon che avevano in Biancaneve e Sette Nani o nelle Silly Symphony. Allo stesso tempo, però, questi artisti non avevano ancora una preparazione sufficiente ad affrontare un film animato in chiave realistica. C'era molto da imparare ancora, così Walt sottopose il suo staff ad un attento studio dell'anatomia animale, portando negli uffici cervi e conigli, organizzando trasferti allo zoo di Los Angeles e reclutando addirittura il pittore naturalistico Rico Le Burn per delle lezioni mirate. Per quanto riguarda l'aspetto narrativo, Disney partecipò attivamente a molte riunioni per definire la storia, alleggerendo il testo di Salten nei limiti del possibile, come del resto era il suo stile. Furono numerose le idee che non superarono la fase di storyboard, dall'involontaria distruzione di un formicaio da parte di Bambi, alla poetica morte di una coppia di foglie in autunno. Tali sforbiciate erano dovute al buon senso di Walt e al suo innato senso della storia, ma in parte anche alla preoccupante situazione finanziaria dello studio, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Bambi è un film breve, di poche parole, nei suoi 70 minuti di durata ne vengono pronunciate circa un migliaio, tanto che sembrerebbe quasi un documentario se non fosse per quell'afflato lirico che pervade ogni singola scena. La storia è davvero molto semplice, segue le fasi della vita di un cerbiatto, dalla nascita al raggiungimento della maturità, la scoperta del mondo, la perdita della madre, la stagione degli amori e l'assunzione del senso di responsabilità. È difficile immaginare qualcosa di più lineare. È proprio questa sua natura paradigmatica a rendere Bambi una delle pellicole disneyane più universali di sempre, modello narrativo su cui poi verranno costruite molte future storie di formazione. Mai come in questo film il dialogo viene subordinato all'immagine, all'azione e alla musica. Sebbene ad una visione superficiale possa apparire fin troppo elementare, Bambi in realtà rappresenta un'importante lezione su come si possa raccontare una storia tramite i silenzi, gli sguardi e i sentimenti dei personaggi. Esempio lampante di tutto questo è l'impeccabile gestione registica della famosa scena della morte della madre, che commosse il mondo, diventando uno dei momenti più celebri della storia del cinema. All'epoca la sequenza fece scalpore, visto che non era mai successo a una cosa del genere. Nei precedenti film animati c'erano state le morti dei cattivi o i finti decessi dei buoni, utili a portare la vicenda nella cosiddetta ora più buia, prima dell'immancabile lieto fine.
ma che un cartone animato a uscire definitivamente di scena fosse un personaggio positivo, per giunta importante, fu una scelta per il quale il mondo non si sentì del tutto pronto. Eppure è proprio analizzando attentamente questa sequenza che ci si può rendere conto della maestria narrativa di cui era capace il cinema Disney. Il colpo di fucile avviene fuori scena e a comunicarci l'accaduto è solo la reazione sconcertata del piccolo, che senza capire cosa sia successo si mette a cercare la madre impaurito. La musica compartecipa al suo disagio, l'inquadratura allarga il punto di vista, facendolo sembrare piccolo piccolo nella tempesta di neve. Poi ad un tratto gli si para innanzi il padre, che con una frase secca allude all'accaduto. Bambi recepisce il messaggio e abbassa la testa con dignità. Il grande cervo gli dice di seguirlo, chiamandolo figlio mio e rivelandogli quindi, per la prima volta, la sua identità. Abbattuto, Bambi si allontana insieme a lui, guardandosi per l'ultima volta indietro, mentre una dissolvenza mette fine alla scena e all'infanzia del cerbiatto. Difficilmente si sarebbe vista in seguito una reticenza tanto eloquente. Bambi rappresenta un punto di svolta per l'arte disneyana, ormai avviata verso una sempre maggior raffinatezza visiva. Già nei precedenti film Disney avevamo avuto sequenze dallo stile più realistico, che dimostravano il desiderio dello staff di andare oltre il solito approccio cartoon. Artisti come Norman Ferguson, presenti allo studio sin dai primi tempi, avevano insegnato a dare personalità alle figure, ma adesso era giunto il momento di mettere a frutto quegli insegnamenti e andare oltre. Diversamente da Dumbo, che venne realizzato dalla frangia di animatori più tradizionalisti, Bambi venne affidato ad una cerchia di nuove promesse, fra cui Frank Thomas, Holly Johnston, Eric Larson e Milt Kahl, i futuri Nine Old Men. Fra loro si distinse Mark Davis, il cui apporto fu fondamentale per risolvere il problema del design del protagonista. Bambi non doveva avere l'aspetto semplicistico dei cerbiatti di Biancaneve, ma nemmeno quello realistico dei disegni di Rico Lebrun, perché avrebbe significato rinunciare a dargli personalità. Davis trovò la giusta via di mezzo, tenendo l'impostazione realistica, ma esagerandone le proporzioni. Bambi viene dotato di due occhioni espressivi e di una grossa testa, in modo che il pubblico lo percepisse come un cervo credibile, ma anche come un bambino. Un discorso a parte meritano i fondali del film, fra i più evocativi di tutta la filmografia disneyana. Molte ricerche vennero fatte nei boschi americani per riuscire a coglierne l'atmosfera. Gli schizzi iniziali però risultavano inevitabilmente troppo carichi, dando alla foresta un aspetto caotico che impediva all'occhio di focalizzarsi sugli elementi giusti. L'uomo adatto al compito si rivelò essere l'animatore cinese Tirus Wong. Ispirandosi alle tradizionali stampe della sua terra, Wong sottopose alla produzione alcuni suoi esperimenti grafici e venne istantaneamente nominato direttore artistico della pellicola. Per il film Wong realizzò quindi dei fondali impressionistici, dando all'immagine un'atmosfera vaga e trasognata, ben lontana da quell'approccio verista che si voleva tentare in origine. Uno dei trucchi di Wong per risolvere il problema sorto all'inizio fu di aumentare il livello di dettaglio verso il centro dell'azione, diminuendolo verso i margini. L'occhio dello spettatore veniva quindi immancabilmente guidato nella giusta direzione, rendendo le immagini leggibili sempre e comunque. Si può dunque dire che il lavoro di Wong costituisca un'intelligente applicazione di quel principio dell'animazione disneyana conosciuto come stagging, ovvero la capacità di disporre gli elementi sulla scena nel modo più intuitivo possibile. Uno dei punti di forza di Bambi è la strepitosa colonna sonora composta principalmente da Frank Churchill. La partitura strumentale viene realizzata in coppia con Edward Plumb ed è a dir poco sbalorditiva. Non si tratta di semplice musica di accompagnamento, ma di una vera e propria sinfonia della foresta, ricca di vibranti melodie, capaci di funzionare benissimo anche prese a sé. Si tratta quindi della cornice ideale per le quattro canzoni del film che Churchill scrive insieme al paroliere Larry Morey. Per la prima volta tutti i brani vengono cantati fuori campo, discostandosi così dal tradizionale stile musical in uso sin da Biancaneve e Sette Nani. Si tratta purtroppo dell'ultima colonna sonora firmata da Churchill, che si toglierà la vita qualche mese prima dell'uscita del film. Walt Disney era molto legato a Bambi, che considerava uno dei suoi film di maggior pregio.
La pellicola ottenne però al botteghino un risultato deludente, non riuscendo a ripagare completamente le alte spese di produzione. La causa principale fu la chiusura dei mercati d'oltreoceano, dovuti al conflitto mondiale allora in corso. Tuttavia nemmeno la critica fu molto tenera con Bambi. La mancanza di un contesto fiabesco, dell'elemento magico e i toni insolitamente drammatici del film risultarono estranei a ciò che ci si aspettava di vedere uscire dalla fabbrica dei sogni di Walt Disney. L'insuccesso di Bambi fu solo l'ultimo chiodo sulla tomba dell'entusiasmo di Walt per l'arte che aveva contribuito a creare. Nel giro di pochi anni alcuni dei suoi progetti più cari, come Pinocchio e Fantasia, avevano floppato e il recente sciopero degli animatori l'aveva scoraggiato ancora di più. Si profilava all'orizzonte una stagione creativa minore, quella dei package film, che sarebbe durata per tutto il resto del decennio, interrompendosi con l'uscita di Cenerentola. A dispetto dei risultati dell'epoca, Bambi divenne negli anni uno dei film Disney più iconici di sempre, affermandosi sempre di più nell'immaginario collettivo. Persino agli studios la frase «l'uomo è nella foresta» divenne un tormentone tra gli animatori per indicare che Walt era nei paraggi. Il grandissimo Osamu Tezuka si occupò di realizzare un adattamento manga di Bambi e rimase così colpito dai suoi occhioni che li incorporò al suo stile, trasformandoli presto in un tratto distintivo della scuola giapponese. La morte della madre di Bambi divenne a sua volta iconica, tanto da diventare il tema di un episodio della dissacrante serie TV Animaniacs, prodotta dalla Warner Bros. Anche all'interno della filmografia Disney ci furono dei richiami a Bambi. Molte sequenze vennero infatti riciclate in produzioni successive, tra cui si ricorda volentieri il cameo del cerbiatto nel satirico corto di Paperino No Hunting, 1955, la sua presenza in Chi ha incastrato Roger Rabbit, 1988. Lo stesso The Lion King venne concepito come una proiezione in salsa africana della storia di Bambi. Infatti il titolo di lavorazione era proprio Bambi in Africa. L'ultimo anello di questa catena è Bambi 2, 2006, Mid Quill, prodotto dai Disney Toon Studios, ambientato durante la fase di superamento del lutto, in cui Bambi si ritrova affidato alle cure dell'austero padre. Diversamente da molte altre produzioni analoghe, la pellicola venne realizzata con molto rispetto nei confronti dell'originale. Non è un caso che a supervisionare il lavoro venne incaricato uno dei più grandi animatori e appassionati Disney di sempre, l'immenso Andreas Deja. Bambi, il capolavoro Disney per i più piccini, ma anche per i più grandi. Dopo tante belle parole del collega Cinemante, sarà un po' difficile, no? Aggiungere qualcosa da parte del sottoscritto, ma ci proveremo chiaramente. Bambi è uno di quei film che, essendo no, degli ultraclassici del periodo anni 40 della Disney, ricordo soprattutto di averlo visionato, no? Di essermi approcciato alla visione, soprattutto da zie, prozie, nonni e quant'altro, che ovviamente avevano i film in cassetta, e quindi vai di Pinocchio, vai di Dumbo, vai di Bambi, ecco anche. Però visto sempre poco, perché appunto i traumi, e perché chiaramente era anche una roba molto particolare, paradossalmente proprio questa è la bellezza di Bambi, un autentico capolavoro a mio parere del cinema, una storia semplice, una molto allegorica, una storia che vuole raccontare, come è stato detto anche prima, alla fine il cerchio della vita, no? Il percorso che si passa dalla nascita, no? dal nascere come cucciolo al diventare uomo, no? Addirittura al diventare lui il nuovo capo della foresta, no? A diventare lui la nuova figura paterna, quindi arrivare alla fine del cerchio. E tutto questo viene fatto per l'appunto con una storia molto semplice in realtà, che mostra il passaggio, no? della natura, le varie avvicinarsi, no? delle stagioni, una cosa che con tanta potenza smessa e vista solo magari con primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera di Kim Ki-duk. Quindi una storia appunto semplicissima, proprio nella sua semplicità funziona egregiamente, anche e soprattutto per la potenza espressiva di un film del genere, zeppo di trovate a livello estetico. Basta pensare alla carrellata laterale con cui inizia il film, realizzata, per chi non lo sapesse, con la multiple in camera, ovvero con questa tecnica particolare in cui venivano
sovrapposti, diciamo, degli sfondi, no, dei disegni, appunto, per fare alla fine il frame del film con gli elementi, cioè ogni sfondo aveva un elemento dello sfondo finale, no? Per dire, nel primo foglio mettiamo gli alberi, nel secondo foglio mettiamo le nuvole e poi in fondo mettiamo il resto dello sfondo, in modo da creare un effetto non straniante, quasi di pseudo tridimensionalità. Quindi già solo quella scena lì, per questa potenza tecnica, potenza espressiva, a mio parere ha già vinto. Ma come vincono tantissime scene che, per l'appunto, nella loro semplicità, nella loro naturalezza, no? Perché, come è stato detto, questo film qui è quasi anche al limite del documentario, riescono a colpire nel segno, anche e soprattutto per la potenza espressiva, come detto, grazie alla tecnica dell'animazione si può creare una storia che sì, sia credibile, sia realistica, pur appunto permettendoti, come è stato anche detto, di farti empatizzare, no? Per questi animali, per queste figure che vengono comunque rese umanizzate, perché, come è stato detto, anche da persone molto più competenti del sottoscritto, altrimenti ottieni un effetto come il remake, no, del Re Leone uscito qualche anno fa, che di fatto nel suo essere iperrealistico non funziona per nulla, perché in quel tipo di storia lì con protagonisti degli animali ha bisogno chiaramente di figure animate, no, di figure con cui puoi dare una determinata espressività, logicamente. E quindi, per l'appunto, usare, no, questo sistema naturalistico, ma in realtà con un'espressività, una potenza creativa che appunto è propria solo dell'animazione. Quindi abbiamo sequenze da pelle d'oca, come l'incontro, no, fra Bambi e suo padre, in cui loro sono delle, quasi delle sagome oscure in mezzo alla neve, oppure lo scontro con il rivale Cerbiatto, no, con il suo rivale, tutto gestito in ombra, no, tutto gestito nell'assoluta oscurità, giochi di fotografia incredibili, un uso di colori folle, luci e ombre gestiti alla perfezione, fino ad arrivare, no, a quel tripudio visivo che è la sequenza dell'incendio, proprio anche con l'inquadratura finale della foresta che brucia e il lago sotto, che è veramente un qualcosa di indescrivibile. Così come è indescrivibile l'affiato epico, lirico, come è stato anche detto prima, che viene dato, no, a determinate scene. Penso ad esempio alla prima apparizione di Re Cervo, che è questa, no, una telecamera che sale in alto fino a mostrare questa figura vista da lontano, no, maestoso, misterioso, con la giusta colonna sonora, la giusta illuminazione, il giusto uso dei colori, che appunto poi si andrà a rivedere nel finale quando questo ruolo qui verrà ricoperto dal nostro Bambi. Per cui un film divertentissimo, potente, no, nel mostrare la vita del bosco, la vita della natura e il ciclo della vita, soprattutto ai più piccoli, perché la scena della morte, come è stato anche detto dal mio collega, è una delle cose più indescrivibili, più potenti, più drammatiche che sia mai stata impressa su pellicola, probabilmente. Così come, no, la scelta di fare l'uomo, noi, no, come antagonisti, come cattivi, tuttavia sempre fuori campo, giustamente. E quindi, ragazzi, cosa posso dire? Un film potentissimo a livello espressivo, contenuto profondissimo nella sua semplicità, no? Questo alla fine è quasi come leggere davvero una bucolica di Virgilio, no? A livello contenutistico. Quindi davvero, dopo aver detto questo complimento qui per un capolavoro assoluto di animazione, direi che posso lasciare spazio alla fine della recensione del mio collega e ringraziarvi a nome anche del buon Cinemarte per la visione. Il libro si apre con un'introduzione di Maxime Rover, che ci spiega come la storia vera non abbia nulla a che vedere con il film prodotto dalla Disney. Felix Salten, nei primi anni del Novecento, scrisse un racconto per mettere in risalto il suo amore per la natura e le vite che la popolavano, e per elogiare quelle bellezze dimenticate in un periodo di forte violenza e guerre. Lo stesso libro, che aveva come protagonista un capriolo che affrontava tutte le fasi della vita, dalla debolezza della gioventù alla forza della crescita, negli anni in cui l'antisemitismo prendeva sempre più spazio, venne censurato dai nazisti, che videro nel protagonista una metafora per gli ebrei perseguitati e deboli. Nella realtà dei fatti, la narrazione di Salten è sempre stata soltanto un modo per descrivere ciò che restava ancora di bello al mondo. Protagonista di questo racconto è Bambi, un cucciolo di capriolo, che attraversa le diverse stagioni come se fossero fasi della vita. Il lettore si ritrova ad assistere alla sua nascita, accudito e allevato da una madre premurosa che gli mostra le meraviglie della foresta. Alla sua crescita, in cui cominciano a comparire le prime difficoltà legate alla presenza costante dell'uomo, un cacciatore malvagio che spezza vite senza pietà. Alla scoperta dei Bambi dell'ambiente selvaggio e impervio durante le stagioni fredde e aride. E al ritorno del cacciatore che gli porterà via per sempre la sua amata mamma.
Durante queste fasi farà la sua comparsa anche il vecchio principe, un cervo antico che cercherà di guidarlo ed insegnargli tutti i misteri della foresta da tramandare ad ogni futuro successore e capo. Lo stile del racconto è elegante ed è accompagnato da un linguaggio forbito e classico, tipico dei primi anni del Novecento. Personalmente posso assicurarvi che pochissime sono le similitudini con la trasposizione cinematografica della Disney e non ha tutta quella dolcezza e animosità tipica del film d'animazione. Il racconto originale è crudo, non smussa gli angoli del periodo e della tristezza e non censura le scene cruenti dell'uomo che si accanisce sulla natura. Bambi poi si trasforma da emblema della solitudine e della malinconia, simbolo di coraggio e di forza interiore, capace di superare e accettare la morte e condurre la generazione futura a una vita più rosea. In conclusione, Bambi è un libro illustrato da collezione, ben fatto e destinato ad un pubblico adulto appassionato di antiche fiabe e illustrazioni favolose. The Careless Hunter's campfire almost destroys everything we've come to care about and serves as a valuable lesson for everyone to respect all of nature's creatures and habitats. Despite the inherent traumas and heartbreaks of the struggle for survival in the wild, Bambi and his friends give us a life-affirming example of the resilience of the spirit. I think of the happiness in it and the realism of the happiness. And happiness was not forced, they were not gagged, but they were things that you might find in your own family, in your neighbor's children, in your own children. And it just lived in your heart for years afterwards.